Grazie molto. E con ogni franchezza ci aspettavamo una partecipazione maggiore, abbiamo diffuso in modo ampio, ma evidentemente non è facile parlare e avere seguito con questi argomenti. E grazie al professor Sirigaldi che è venuto da Trento, sindaco di Idro, don Gabriele Scalmana. Prego, Giovanna, sì, prego. Sì, vieni, vieni. Chiese, Sì, diciamo, sì. c'è stato qualcuno che ha dato una risposta? Borgo Chiese, solo Borgo Chiese ha detto che ha informato tutti i consiglieri Ho e gli capito. altri nessuno. Ma a parte per la partecipazione all'incontro, ma proprio per sottoscrivere la convenzione, Allora, abbiamo fatto l'assemblea a Condino e in quella sede con cinque sindaci presenti, quattro su cinque avevano detto che la esaminavano con interesse. Noi una volta faremo una lettera uguale per tutti che mandiamo via PEC che sottoporremo l'invito ad ogni consiglio comunale. Colgo l'occasione per dire, mi fai la domanda che lunedì, se non mi sbaglio, il comune di Idro porta già in consiglio comunale l'istanza della petizione. Ecco, e appena partiti in anticipo su tutti, ma senza averglielo neanche chiesto, avevamo avuto l'adesione all'unanimità del Comune di Acquafredda. Dopodiché le istanze non le abbiamo fatte perché abbiamo detto aspetti, se qualcuno si muove tanto meglio, però finiamo tutto il cammino delle assemblee e dobbiamo fare l'ultimo, lo faremo ormai qui o a dicembre o a gennaio, di comuni appunto di Villanova, Gavardo, Vobarno, Sabbio Chiese. Dopodiché ne abbiamo parlato con tutti e a quel punto sottoporremo a tutti la richiesta di andare in Consiglio Comunale. Ecco. Grazie Giovanna, grazie che sei venuta. Grazie. Ecco, c'è il giornale Brescia. Chi vuole, noi per un fatto di ospitalità abbiamo preparato la macchina del caffè, prima di andare a casa se prendiamo un caffè fa piacere a tutti. E Dario, grazie che sei venuto anche all'ultimo. Io il fratello l'avevo per evitare che finissero.